L'incontro con i Verdi è stato un incontro positivo e molto interessante, in particolare per i contenuti che sono stati discussi e che potranno essere oggetto di approfondimento ai fini della redazione del programma della candidata Emma Bonino per le prossime elezioni regionali. Su un punto abbiamo avuto una visione comune di più comune. La questione ambientale oggi è questione democratica, perché è la violazione delle leggi, l'assenza di democrazia e di Stato di diritto in Italia a rappresentare il più grosso pericolo per l'ambiente, per il consumo del territorio, per la salubrità dell'aria, ma anche dei cibi che andiamo a mangiare. La questione dei rifiuti tossici la conosciamo tutti. Allora, su questo fronte sono apparsi sì, sicuramente un no, che è il no fermo al nucleare, ma tanti sì, quali quello ad esempio delle energie rinnovabili, delle fonti alternative e anche di un piano energetico che manca in questa regione e che sicuramente dovrà essere in qualche modo organizzato. La questione ambientale è una questione che noi radicali da sempre portiamo nelle nostre lotte, lotte molto spesso comuni a quelle ambientaliste e ecologiste, ma è una questione centrale del nostro tempo che vede i cittadini molto interessati e preoccupati e quindi costringe i politici, e dovrà costringere tutti i politici, crediamo anche e speriamo che questo abbia una incidenza sulle politiche del centrodestra, ad affrontare, ad occuparsi della questione ambientale. La questione relativa alla prevalenza e all'innovazione del trasporto su ferro, non solo in ambito di anello ferroviario, ma in ambito di direttrici verso l'intera assetto regionale e le varie province, che oggi, dobbiamo dirlo, è sicuramente un punto debole anche per quanto riguarda la concorrenza tra trasporto merci e tra trasporto persone nella nostra regione.